Qui abbiamo un scalcometro meccanico. Questo strumento veniva utilizzato per calcolare la velocità della nostra nave. Questo strumento risale all'inizio del XX secolo. Prima di questo strumento veniva utilizzato un altro sistema. Praticamente si prendeva un secchio, lo si legava con una cima e si buttava dalla prua della nave e, conoscendo la lunghezza della nave, si contava il tempo che impiegava a raggiungere la poppa. E quindi, facendo il calcolo spazio fratto tempo, si ricavava la velocità. Invece questo strumento è un pochino più moderno del sistema precedente. Praticamente è formato da questa elica che ha quattro alette e a sua volta è legata con una cima ad un contrappeso, e questo contrappeso aveva un'altra cima che andava su un indicatore, che è quello nero che vediamo a destra. E praticamente per misurare la velocità della nave con questo strumento si andava a poppa della nave, si prendeva l'elica, la si buttava in mare, e si dava un po' di cima e per farla appunto allontanare dalla scia della nave, ed lo strumento iniziava a girare. E girava ad una velocità abbastanza elevata. Appunto, facendo le rotazioni, girava a sua volta anche la cima ed il contrappeso, che era appunto legato all'indicatore. E quindi si prendeva il tempo che impiegava a girare, ed ad esempio se faceva 50 rivoluzioni, come vediamo in questa scala logaritmica, era possibile calcolare la velocità. Ad esempio qui abbiamo, se andiamo a vedere la scala, abbiamo 20 secondi, cioè 50 giri che venivano fatti in 20 secondi. Andiamo a confrontarlo ed vediamo una velocità di 8 nodi, 3. Inoltre lo strumento è accompagnato da una scatoletta che conteneva olio, e questo olio serviva ad mantenere sempre lo strumento lubrificato, sia la parte esterna che la parte interna, cioè i suoi ingranaggi, per appunto eliminare l'attrito. Infine lo strumento, nonostante era molto avanzato, non ci forniva una velocità molto corretta, perché i suoi dati potevano essere compromessi dalla corrente che era presente.